quest'anno ci piace tanto dire che il turismo è social perché è facilmente condivisibile. Ebbene, nella comunità dei mototuristi esiste un'altra comunità, appunto molto social, che è quella del couchsurfing. A spiegare di cosa si tratta è Francesco Ranieri, che da poco ha fatto un viaggio a Nordcap su una Super Teneré di qualche anno fa. Ci racconti? Sì, dunque il viaggio che ho intrapreso l'ho dovuto studiare abbastanza, perché essendo ancora studente ho dovuto sfruttare al massimo quel poco che avevo, e quindi mi sono accontentato di un Super Teneré del 90, una moto con qualche anno, e sempre per risparmiare un po' sull'alloggio ho fatto uso di questo sistema, è una community internet che si chiama Couchsurfing, dove c'è uno scambio di mail e uno scambio poi di divani dove si può dormire. Ecco, se ne parla tanto, ma io sono curiosa di sapere se funziona veramente. Funziona e molto bene anche. Ho avuto alcune difficoltà in città grosse, perché ovviamente in estate c'è molta richiesta, però devo dire una cosa interessantissima, perché c'è uno scambio pazzesco, cioè persone di tutti i paesi, incredibile. Quanti divani hai provato? Sono stato, credo, in 14 situazioni diverse per un totale di una 25ina di giorni. E il più comodo qual era? Ma non c'è un divano più comodo, alla fine sono tutti interessanti da scoprire. C'è, mi sembra, una specie di regola per cui tu devi poi ricambiare il favore, o sbaglio? No. Forse l'innovatività di Couchsurfing è proprio che puoi anche decidere di non ricambiare. Ovviamente il metodo con cui ricambi è di socializzare, magari scambiare culturalmente, fare qualche scambio culturale tra, per esempio, la cucina italiana che io usavo e appunto l'estera. Ma sono rigorosamente accettati solo i divani o c'è anche qualche letto? No, io ho dormito anche in terra. Però a volte anche in un letto sono stato fortunato, sì. Torniamo al viaggio. Quanto ci hai messo? Quanto ti è costato? Allora, ho impiegato 42 giorni, non avevo un grosso limite per la flessibilità che ho lavorativamente parlando, e quindi me la sono presa abbastanza comoda. E come spesa sono stati 1.800 euro, di cui 1.200 di benzina. Quante tappe hai fatto? Non so, probabilmente una 25ina. Come mai l'idea di usare una vecchia Teneré? L'idea forse è nata dal fascino che mi evocavano le dakariane, queste grandi moto che si trasformano in viaggiatrici di lungo raggio su strada. Ecco, tu sei giovane, e come vedi i tuoi coetanei? Cioè, c'è interesse verso questo tipo di viaggio oppure no? Sì, da una parte c'è interesse, ma nel senso che uno può essere affascinato dal tipo di viaggio, però di giovani che poi hanno il coraggio di partire non ce ne sono molti. E il modo in cui ho organizzato il mio viaggio, cioè pubblicando sui social, vuole essere anche un input per chi mi vede e una spinta a viaggiare. Ecco, dimmi tre cose per tranquillizzare quei giovani che non hanno avuto il tuo coraggio, non hanno il tuo coraggio, ma che vorrebbero fare una cosa del genere. Beh, non è facile, anch'io all'inizio ero abbastanza insicuro. La cosa che mi rendeva più sicuro era forse la moto, appena accesa è un altro mondo, ti metti il casco e parti. Poi la sicurezza che si percepisce in Europa è diciamo quasi ovunque, anche nei paesi dell'est non mi sono mai trovato in difficoltà. E la terza cosa, chiudere gli occhi e partire. Ma quali sono stati i paesi più ospitali? Più ospitali sicuramente l'Europa dell'est, mentre al nord sono un po' più freddi. Magari scambiando qualche battuta poi si aprono, però sulle prime non sono molto ospitali. Ma io direi che non proprio tutti i paesi dell'est sono così ospitali. Farei forse un distinguo oppure no? No, diciamo di no, anche perché mi è capitato un episodio molto carino in Lettonia, dove ho conosciuto una famiglia lituana che mi ha invitato una settimana dopo a passare da loro. Io pensavo di fare un saluto, invece mi hanno invitato a dormire, a visitare la città, è stato bello.
Ecco, non a caso tu stai abbracciando un marsupio stagno, ecco, tu sei tester o comunque sei sponsorizzato da Amphibius, che abbiamo già presentato, un'azienda specializzata in borse stagne appunto. Cosa pensi delle nuove generazioni di abbigliamento, accessori? Tu hai avuto modo di provarle, sono accessibili ai giovani, e in particolare come ti sei trovato con queste borse? Allora, io avevo un marsupio come questo che ho in mano e una borsa a tubo con cui mi sono trovato discretamente bene, anzi molto bene. Il vantaggio che offrono è una protezione totale da agenti atmosferici. Io sono stato sotto la pioggia anche 4 ore a fila, 5 ore a volte, e la sera aprivo la sacca e era tutto intatto, quindi una sicurezza. Allora, hai in programma qualche altro viaggio prossimamente? Per il momento no, sono in attesa di laurearmi, quindi mi voglio dedicare appunto per finire l'università, e subito dopo, per coronare questo traguardo, vorrei partire verso l'Oriente. In cosa stai laureando? Architettura a Firenze. Sei riuscito a trovare una tesi più o meno a tema o no? No, sfortunatamente no, ma di solito divido l'università dal viaggio. Quando viaggio voglio proprio essere in un'altra dimensione. Capisco benissimo. Ringraziamo Francesco e gli auguriamo tanti nuovi viaggi.